Ciao a tutti, benvenuti. Sono sempre io, la Vispa Teresa. Innanzitutto auguri. E adesso manca solo l'Epifania, che poi tutte le feste si porta via. Oggi io preparo una ricettina di origine francese. Facciamo le sogliole alla mugnaia. Vediamo gli ingredienti. Qui abbiamo già sette sogliole già curate, ne ho lasciata un'intera per farvi vedere come si fa. All'origine pesavano circa 200 grammi all'una. Una volta pulite sono circa sui 50 grammi. Poi abbiamo della farina, abbiamo il limone che ci vuole sia il succo che la scorza, e poi abbiamo del prezzemolo, bicchiere di vino bianco, poi abbiamo olio extravergine d'oliva, sale, pepe e una noce di burro. E cominciamo. Eccoci, allora, per curarla, a meno che non la fate ai ferri, perché se la fate ai ferri la dovete mettere così com'è, levando ovviamente l'interiora, perché se no nella cottura ai ferri si può spappolare. Invece alla mugnaia è un'altra cosa. Intanto con la forbice abbiamo levato il bordo di qua e adesso lo leviamo anche di qua. Eccoci, ho fatto un'incisione qui sulla pelle, vedete? E si leva, vedete, così. Stessa cosa va fatta da questo lato, così cercate di incidere. Io non sono il pescivendolo che è bravissimo a farlo, eh. Cerco di arrangiarmi. Eccoci, leviamo anche questa parte qua. Eccola qua, adesso andiamo a sciacquarla bene e l'asciughiamo con della carta da cucina. Eccoci, le sto infarinando. Messe dentro il setaccio con una bella terrina in modo che la farina in eccesso vada tutta giù e andiamo in cottura. Eccoci, ho messo un filo di olio extravergine d'oliva e il pezzettino di burro, perché se mettete solo il burro si può bruciare, oppure potete mettere il burro chiarificato, ma o se no fare olio e burro, lasciate che si scioglie e dopodiché andremo a inserire i nostri pesci. Eccoci, ho inserito il mio pesce, mettiamo il pepe, facciamo rosolare 3 minuti intanto, perché dopo andremo a girarlo. Mettiamo un po' di sale, ecco, 3 minuti, poi si gira. Eccoci, le ho appena girate, dopo 3 minuti, ancora un po' di pepe. Un altro pizzichino di sale, intanto mettiamo il vino bianco e lasciamo che prenda il bollore. Ci grattugio sopra la buccia, la schiata di un limone, dopodiché andrò a mettere anche il succo. Eccoci! Mettiamo il nostro succo di limone, ecco qua, e copriamo per una decina di minuti. Tra un po'. Eccoci! È pronte! Sono pronte? No, è pronte, ho sbagliato a dire. Vabbè, ragazzi, siamo umani, eh? Allora, sono pronte, adesso andiamo a impiattarle. Mettiamo sopra un po' di sughettino di cottura. Guardate che bello. Eccoci, ho messo il sughetto, adesso mettiamo un po' di prezzemolo fresco, così. Ecco, ho messo anche qualche fogliolina intera di prezzemolo, poi ho messo qua una rosellina creata con la scorza di un limone tagliata a spirale. Eccole qua. Le mie sogliole alla mugnaia sono dedicate alla mia amica, anzi, la mia sorellona Sonia. Un bacione Sonia, ciao! E allora, queste qui adesso le trovate su YouTube e scrivete sogliole alla mugnaia della Vispa Teresa. Cliccate la campanella, vi terrò sempre aggiornati. Io adesso vi ringrazio, vi saluto, un bacione, ciao, alla prossima!